Momento importante oggi per l'Alto Garda, la posa della prima pietra per il famoso tunnel che porta da Nago ad Arco. Quali saranno i tempi di realizzazione? Beh, innanzitutto mi permette di esprimere soddisfazione per questo momento tanto atteso e per un'opera anche tanto discussa, insomma, finalmente un po' di concretezza si parte. Allora, si parte con quest'opera, ma anche le altre non sono ferme, nel senso che un'altra grande opera che si realizzerà in questo contesto è proprio quella del recupero complessivo della discarica della Mazza, per la quale già un primo lavoro è partito e si sta realizzando. E l'altro lavoro, quello più grosso, è in appalto. In questo momento, proprio oggi, dovrebbero essere in fase di apertura le varie buste, valutate le offerte, e quindi pensiamo che se niente si frappone a questa decisione, in settembre potranno cominciare anche questi lavori. Insieme queste due unità funzionali permetteranno poi di realizzare la terza, che pure è in fase di progettazione e che sarà discussa anche con il territorio per gli aspetti paesaggistici, che è il lotto che dalla Mazza poi scenderà al Cretaccio. Questo è già stato definito, è finanziato, ma dovrà, appunto, entrando alla via come progetto preliminare, diventare definitivo, ed è su questo che ci giochiamo veramente la partita della qualità di questa infrastruttura nella interconnessione con il resto della viabilità del Garda. Chiaramente queste opere, insieme all'altra grande opera che stiamo realizzando, che è quella della ciclovia del Garda, ecco, lanciano una nuova sfida, che è quella di come organizzare il traffico all'interno delle aree urbane del Garda Trentino. E questa è la sfida più importante, perché queste opere, come abbiamo sempre detto, spostano traffico, lo rendono più fluido, lo distribuiscono meglio, ma non risolvono il tema del traffico, che va invece ridotto. Dobbiamo imparare a muoverci di più con i mezzi pubblici, con a piedi, in bicicletta, e meno con le nostre macchine. E questa è una sfida anche culturale che deve essere colta proprio perché realizziamo anche opere come questa. È un giorno importante, perché è il giorno in cui si dimostra che gli impegni che avevamo preso vengono mantenuti. Mantenere gli impegni normalmente crea fiducia, e mi auguro che possa servire tutto questo anche a questo. Naturalmente il cantiere a cui si dà avvio oggi è un cantiere di straordinaria importanza per l'Alto Garda prima di tutto, ma per l'intero Trentino. Avere una viabilità più scorrevole e cominciare a costruire le condizioni attraverso questa viabilità per migliorarla anche poi localmente in tutto il territorio dell'Alto Garda, non solo è un dovere, ma deve essere anche una grande opportunità. Oggi io voglio ringraziare prima di tutto le amministrazioni che ci hanno affiancato nel definire le soluzioni progettuali, nel costruire un progetto partecipato, ringraziare e fare un grande augurio alle imprese che lavoreranno qui, a tutti i lavoratori, ma soprattutto dire ai cittadini che l'autonomia sa mantenere fede ai propri impegni e sa investire con grande fiducia nel futuro.